Se come me siete ancorati al vostro patrio suolo, lontano dal mare e dallo svago estivo, e se il sondaggio di qualche giorno fa è corretto, lo siete di sicuro, è possibile che vi siate abbondantemente stancati di video reel con gambe nude, chiappe, addominali abbronzati, zinne di fuori e cose ferragostane di questo tipo. Ma non temete, perché qui non siete sul sito di qualche fashion blogger, ma su WatchMojo Italia, e arriva il guru del non fare le vacanze, la vostra Jay preferita, a illustrarvi quest'altra top 10 video apparentemente normali, ma neanche troppo, e con dei retroscena super creepy, che credo di aver descritto abbondantemente, giusto? Facciamo di sì. La Visaglia è una di quelle solite liste crossover tra Mojo Crime e Unveiled, la rubrica, sempre quella là. C'è del paranormale, c'è la banalità del male umano, c'è un po' tutto, e quindi cominciamo questa lista da una triste istituzione in materia, cioè la numero 10, le ultime immagini di Elisa Lam. C'è ancora qualcuno nel mondo, o perlomeno su questo canale, che non conosca il caso Lam? In tal caso, breve riassunto. Nel 2013, la studentessa canadese Elisa Lam scompare durante il suo soggiorno all'infausto Cecil Hotel di Los Angeles, cioè l'hotel maledetto per eccellenza nella città degli angeli. Ma questa è un'altra storia. E gli investigatori non capiscono niente, soprattutto dopo aver visto le immagini delle videocamere dell'hotel, una delle quali mostra una scena inquietante a bestia, e cioè la giovane studentessa che, tra l'ascensore e il corridoio dell'albergo, appare spaesatissima, sembra parlare con qualcuno che non c'è, schiaccia pulsanti a caso e a un certo punto sembra pure nascondersi in un angolo dell'ascensore, come se avesse paura di qualcosa. Dopo questo video, il silenzio e il nulla. Elisa non si trovava più. Il corpo della ragazza sarebbe stato ritrovato solo 3 settimane dopo da alcuni inservienti all'interno della cisterna d'acqua sul tetto del palazzo. Oggi si tende a escludere che sia stato un omicidio. Elisa infatti stava male e aveva recentemente smesso di prendere le sue pillole per contrastare, credo, il suo disturbo bipolare, il suo disturbo borderline della personalità, non mi ricordo, comunque un qualcosa del genere. Comunque si pensa che alla fine sia stato un tracollo suo personale. Ma il caso e le immagini adesso correlate continuano lo stesso a fomentare il dibattito e il complotto su quanto possa esserle accaduto davvero in quell'hotel. This is what it looks like at the Cecil Hotel in LA. You can see officials surrounding a water tank. This morning, someone complained about the water pressure at the hotel. When a worker went to investigate, he found the body inside. Numero 9. Una pazza al campanello? La chiamo così perché di questo sembra trattarsi, ma andiamo con ordine. Nella notte del 12 novembre 2019, il quartiere di Limert Park, ancora a Los Angeles, viene svegliato dalle urla strazianti di una donna. Successivamente, visionando le immagini delle varie telecamere della zona, spuntò il video di una ring bell camera, cioè le telecamere da campanello, che mostrava proprio quella misteriosa donna urlare come una forsennata, apparentemente senza motivo, anche se forse un motivo c'era, perché sempre nel video sembra di sentire una voce maschile chiedere insistentemente scusa. Pochi secondi dopo, una macchina bianca, secondo alcuni proprio guidata dalla donna, accelera lungo la strada, passando proprio di fronte alla porta da cui il video è stato ripreso. La polizia, nel dubbio, ha fatto partire in questo caso delle indagini per un presunto rapimento, ma della donna e dell'auto non è mai stata trovata alcuna traccia. Police now are looking for that car, but also the woman who may be missing from the neighborhood. Alla numero 8, Sandeep Natwani e sua madre. Le immagini di questa storia provengono da una telecamera a circuito chiuso di un complesso residenziale di Raikot in India e mostrano un uomo trascinare un'anziana donna su per una rampa di scale. Non trascinare a forza, intendo accompagnarla su, quasi, come dire, a sostenerla. Poco dopo, però, l'uomo torna giù senza più la donna, identificata poi nella 64enne Jayashree Natwani, trovata morta pochi secondi dopo, apparentemente caduta dal terrazzo del suo appartamento. L'uomo nel video, suo figlio, il signor Sandeep, disse che la donna era depressa e si era tolta la vita. Peccato che il video mostrasse appunto la donna visibilmente in difficoltà su per le scale, e quindi l'idea suggerita da Sandeep entrò in contrasto con l'opinione dei poliziotti, che lo arrestarono, interrogarono e scoprirono in effetti che era stato proprio lui a uccidere la madre, e che lo aveva fatto perché, secondo lui, e che lo aveva fatto perché era stanco di vederla in quelle condizioni di tale sofferenza. Non so comunque come sarebbe andata se le telecamere quel giorno fossero state disattivate, tipo il giorno in cui sono entrati in cortile a rubarmi la moto, ma questa è una delle tante solite altre storie. Later, after analyzing the CCTV footage of the apartment, the police found that Natwani was assisting his mother to the top floor. Alla numero 7,
gli ultimi istanti di Colleen Ritzer. Ennesima storia terribile di morte e scuole proveniente dagli States, questa volta dalla High School di Danvers, Massachusetts, poco fuori Boston, accaduta il 22 ottobre del 2013, proprio in tema con Halloween. L'insegnante Colleen Ritzer viene trovata morta in un bosco e lo stesso pomeriggio spunta un video di sorveglianza dell'istituto scolastico in cui lavorava che la mostra uscire dalla classe per andare in bagno e subito dopo uno dei suoi studenti, Philip Chisholm, seguirla nella toilette, da cui la donna non uscirà mai viva. Chisholm è pienamente in scena, arriva, sembra titubare un attimo, poi si mette il cappuccio della felpa, indossa un paio di guanti e procede ad entrare nella toilette. Poco dopo, Chisholm viene ripreso con i vestiti cambiati, indossa una maschera e pare trasportare un pesante barile nel corridoio, barile in cui molto probabilmente era stato nascosto il corpo della povera donna. Arrestato di lì a poco, perché le immagini parlavano chiaro, Chisholm è stato ritenuto colpevole per l'omicidio di Colleen Ritzer e condannato a 40 anni di prigione. And her killer Philip Chisholm stood silent as the judge sentenced him to life in prison. Alla numero 6, il Trinity Test. Adesso ci spostiamo dall'altra parte degli States e tocchiamo un po' il tema Oppenheimer per una bella parentesi storica. Bella, in realtà mica tanto. La prima detonazione di un ordigno nucleare della storia non è avvenuto a Hiroshima, bensì negli Stati Uniti, in Nuovo Messico. Avvenne il 16 luglio del 45, poche settimane prima dello sgancio di Little Boy e Fat Man, e fu un test militare classificato con il nome in codice di Trinity Test. Parte del più cospicuo progetto Manhattan, per lo sviluppo di armi nucleari, abbiamo incredibilmente un video di quanto accadde, e le immagini fanno paura abbastanza. Proprio come avete visto infatti nei film un sacco di volte, le immagini mostrano la detonazione, seguita da un bagliore di luce accecante, e infine la formazione del famoso fungo, in questo caso alto più o meno 7 miglia. Ora, Oppenheimer di Nolan credo sia uscito qualche giorno fa, quindi non vi faccio spoiler veri e propri, ma diciamo che senza questo test, bombardare il Giappone per affossarlo definitivamente in quella maniera sarebbe stato un bel po' diverso. I realize the tragic significance of the atomic bomb. Having found the atomic bomb, we have used it. Alla numero 5, la live Facebook di Rajiv Sharif Black. Può una live su Facebook trasformarsi in un caso di true crime? Sì, senza dubbio, negli ultimi anni è successo un sacco di volte. È una specie di lista a tema, ve la lascio qui a destra. Ma adesso conosciamo il signor Black, 44enne americano che l'11 dicembre 2021 andò su Facebook e iniziò una live, apparentemente normale, confidandosi sulla sua disastrata situazione familiare, con la famiglia in custodia dell'ex moglie e della feroce battaglia legale con quest'ultima. Triste, ma storia già vista, no? Salvo poi però a un certo punto cambiare tono e tema e in breve tempo e confessare niente meno che l'omicidio della sua ex ragazza e del progetto di uccidere anche la sua stessa ex moglie prima di togliersi la vita. Stando agli inquirenti, Black aveva un lungo trascorso di patologie mentali ed era già stato segnalato come violento proprio dall'ex moglie Wendy. La ex coppia fu effettivamente trovata morta poco dopo dalla polizia che intervenne a seguito delle moltissime segnalazioni. Piccola nota positiva, se proprio dobbiamo trovarne una, la polizia individuò nella macchina di Black i bambini che erano fortunatamente vivi, vegeti e senza un graffio. Police Commissioner Michael Harrison and Mayor Brandon Scott were at the Federal Hill scene today. They both condemned what happened and said disputes like these should never end in violence. Alla numero 4, l'omicidio di Elizabeth Barasa. Alle prime luci dell'alba del 25 gennaio 2019, Elizabeth Barasa era nel viale fuori da casa sua a Tomball, Texas, la stessa casa in cui sarebbe poi stata uccisa a sangue freddo pochi secondi dopo. La Barasa era una ragazza molto popolare in città e la polizia non capiva una ceppa sul movente, anzi non lo ha mai capito una ceppa sul movente. La ragazza infatti, ripresa fortunatamente dalle immagini di una Ring Bell camera del vicino, stava mettendo su il classico mercatino che vedete anche nei film, quelli svuota garage, no? In cui vendi un mobile a $20, in modo da guadagnare due spicci per fare il regalo di compleanno al marito. E proprio pochi istanti dopo che il marito prende la macchina e lascia casa per andare a lavoro, la telecamera riprende un uomo sconosciuto con una parrucca scendere da un pick-up Nissan, andare verso la ragazza e spararle, per poi tornare in macchina e sparire. Salvo tornare più tardi come per controllare che tutto fosse andato per il verso giusto, almeno secondo il suo verso giusto.
Sebbene vi siano le immagini e le indagini siano proseguite a lungo, l'omicida di Elizabeth Barrasa non ha ancora oggi un nome e un volto. Alla numero 3, l'altare di Long Island. Quante volte vi ho detto che a seguire sto canale avreste smesso di passeggiare nei boschi, soprattutto in quelli americani? Ma tantissime, ovviamente! Ed eccovi un'altra storia per convincervi, fortunatamente con un lieto fine. All'incirca. Quasi. Forse. Mentre stava passeggiando per il Berkeley Jackson County Park, il newyorkese James Rankin si trovò davanti ad una scena da pezze mataeri. In quello che era un rudimentale giardinetto, ovvero un pezzo di bosco sistemato, qualcuno aveva appeso agli alberi diversi poster di persone scomparse nella zona. Tutti casi veri e spesso ancora irrisolti. Il nostro amico fece quindi un bel video che andò virale su Facebook. Rankin ovviamente riferì tutto anche alla polizia, che investigò quasi immediatamente e arrivò, grazie signore almeno stavolta, alla conclusione che quelle fossero solo delle macabrissime decorazioni di Halloween, aggiungerei anche di pessimo gusto. Tuttavia Rankin e gli altri avventori abituali della zona riferirono che quelle foto fossero lì da molto prima di Halloween e dunque qualcuno continua a pensare che quel luogo potesse significare qualcosa per qualcun altro, magari, che ne so, proprio per il terribile serial killer di Long Island, che è, come immagino sappiate, stato identificato e arrestato qualche settimana fa. Il mistero, almeno su quella specie di pezza materi fatto in casa, non in casa, rimane. Alla numero 2, il sorriso di Mr. Fritz. Le bambole non mi piacciono, e non per la Barbie Apocalypse di questi tempi, ma perché trovo spaventoso il loro sguardo vuoto e senza vita. Ora però ridimensionate anche la vostra pediofobia, così si chiama la paura delle bambole di porcellana in medicina, e fatevi presentare Mr. Fritz, una testa meccanica, ma di foggia moderna, niente di medievale, per nulla inquietante di per sé, assolutamente no, perché non tenersi in camera sul comodino una roba del genere, filmata dal proprietario nella sua abitazione, solo dopo aver notato alcuni strani accadimenti, perché quell'orrore da solo non bastava. La bambola, chiamiamola così, in effetti nel video fa l'occhiolino e muove la bocca, ma soprattutto la teca in cui è custodita sembra aprirsi apparentemente da sola, senza nessuno di mezzo. Che crediate o meno ai fantasmi, demoni, coniugi Warren, paranormale vario, comunque, un motivo per avere i brividi davanti a Fritz ce lo avete davvero. Sembra infatti che sia niente meno che la creazione di un orologiaio americano fatto prigioniero in un lager nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi, a discapito del suo aspetto e del sorriso, è Mr. Fritz ad essere suo malgrado sopravvissuto ad orrori indicibili. E siccome Mr. Fritz potrebbe scegliere di uscire dalla teca, lo può fare da solo, lo avete visto, per venire a mordervi i piedi che escono dal lenzuolo, cliccate su sta campanella degli avvisi, magari anche del primo canale, fatemi un favore, che non fa mai male. E ora alla numero 1, la nota finale di Chalino Sanchez. Lo sapete chi era Chalino Sanchez? No? E allora ve lo spiego io. Sanchez era un musicista messicano cresciuto nella miseria della regione di Sinaloa. Vi dice qualcosa questo nome, Sinaloa? Ed era poi diventato un musicista come tanti altri. Ma infine era divenuto la stella del cosiddetto narcocorrido, genere musicale parecchio apprezzato dai narcos messicani. Per capirci, quello che nell'immaginario comune italiano può rappresentare la musica neomelodica per la camorra. Non è che tutti i neomelodici sono camorristi, ma la musica neomelodica alla camorra piace. Ecco, per i narcos il narcocorrido è uguale. Dopo essere già sopravvissuto ad un attentato qualche mese prima, il 16 maggio del 92, Sanchez fece uno spettacolo sold out presso il salone Bugambillas di Culiacán. E ovviamente ci sono molte immagini di quel concerto, ma quel che ci importa oggi è il momento in cui qualcuno porge al cantante una misteriosa nota scritta, che secondo alcuni doveva riferire una minaccia di morte, perché il cantante, palesemente, dopo averla letta, non sembra proprio reagire benissimo. Comunque, Sanchez proseguì il concerto davanti alla folla osannante, ma a fine serata, ore dopo il termine dello show, venne rapito da un comando armato composto da uomini che si presentavano come poliziotti e caricato in macchina.
Il suo corpo venne trovato la mattina dopo alle 6 del mattino vicino ad un canale di irrigazione nella zona. Gli avevano legato i polsi, probabilmente per tenerlo fermo a terra, prima di sparargli due colpi in testa. Nessuno è mai stato arrestato e ha pagato per il suo omicidio. Eppure oggi vi prego basta, perché uno parte, ci prova a drammatizzare, ma sto invecchiando e con me anche il mio cinismo. Ma voi continuate a tenerlo vivo, con coscienza, e lasciatemi un commento, un parere, una correzione, un insulto qui sotto in sezione commenti, e poi preparatevi perché prevedo un inverno caldissimo, in senso ovviamente figurato.